questa l'ora di rientrare? I tempi nuovi, eh? Anche al monastero sono saliti i tempi nuovi. Ma... Me la confesso. Anzi, me l'ha ordinato il mio maestro padre Zassima di stare accanto alla mia famiglia. Ah, sei tu. Non ti avevo riconosciuto. Credevo che fosse quella canaglia di Rakitic. Non fa che parlarmi di tempi nuovi per mettermi in soggezione. Ma lo saprai, di padre Zassima. Sta molto male. Non ha potuto ricevere i monaci per l'esame di coscienza e le raccomandazioni della sera. È indebolito, l'ha preso la sonnolenza. Non si riesce nemmeno a svegliarlo. Forse si sarà addestato per 5 minuti. Perché sono uscito? Perché? Perché lui te lo ha ordinato. Ne abbiamo parlato per un momento. Mi ha cercato. Io ti ho cercato. Ma padre Zassima mi ha detto che eri in città. E ha aggiunto, il suo posto non è qui, ma in mezzo ai suoi familiari nel mondo. Ti ha ricordato con amore, con sollecitudine. E questo ti dica quanto ti abbia caro. Sì. Ma che si può fare per averlo ancora a lungo tra noi, padre Paisi? Non so immaginare la mia vita senza di lui. Signore, non privarmi della guida del mio maestro, che ora soffre. Io so che tu mi parli per bocca sua. Io ho lasciato la pace e la santità di qui, per il tumulto e la tenebra che c'è fuori, perché così hai voluto. Signore, fa che non mi smarrisca e non mi perda. Perché talvolta ho paura. Signore, ti raccomando mio padre, i miei fratelli e le persone che stanno loro accanto. Proteggi quegli infelici e quei violenti e guidali. Tu hai le tue vie. Per quelli portali a salvazione. Tu sei l'amore. Tu manderai a tutti anche la gioia. Padre Zassima si è levato all'alba e vuole parlare a tutti. Padre Zassima si è levato, vuole parlare a tutti. Amatevi l'un l'altro, padre. Amate il popolo di Dio. Noi non siamo più santi degli altri uomini del mondo solo perché siamo qui, rinchiusi fra queste mura. No, no, noi monaci, sappiatelo, non siamo diversi dagli altri uomini, siamo appena come dovrebbero essere tutti su questa terra. Soltanto allora il nostro cuore si intenerirebbe di un amore infinito, universale, e avrebbe la forza di conquistare il mondo lavandone i peccati con le proprie lacrime. Non odiate nessuno, neanche chi vi respinge, neanche chi vi disonora e vi calunnia. Chi vi offende, non odiate gli atei, i maestri di male, i materialisti, neanche i cattivi, perché fra essi ce ne sono molti buoni. Ricordateli tutti nelle vostre preghiere,
dite così: salva, Signore Dio, tutti coloro per i quali non c'è nessuno che prega. Salva anche quelli che non ti vogliono pregare. Amate il popolo di Dio, spiegate al popolo il Vangelo è la vostra fede, la vostra bandiera. Tenetela alta, 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 tenetela alta. E adesso vi benedico. Padre. Andate in pace. Alyosha, non ti aspettano i tuoi a casa. Non hai promesso a qualcuno di loro di andarlo a trovare? Sì, lo promisi a mio padre, ai miei fratelli e ad altri ancora. Allora va, vai, affrettati. Affrettati a incontrare tuo fratello maggiore, quello dinanzi al quale io mi sono inginocchiato. Dimitri? Sì, lui va, affrettati. Forse farai in tempo a prevenire qualche cosa di orribile. Un gran dolore che lo sovrasta. Padre e maestro, le vostre parole sono troppo scure per me. Quale dolore mai lo attende? Non essere curioso, ma fa quello che io ti ho detto e ricordati che la tua vita non è questa, è un'altra, è un altro. L'abito che indosserai appena io sarò morto, tu svesterai la tonaca. Va, figlio mio caro, figlio mio amatissimo, non temere per me. Che c'è? E non mi guardare con quegli occhi. Ho un messaggio per te. Profumata. Tu sei molto cercato dalle signore, Alyosha. L'ha portata la domestica di casa Aklakuova. Tu non c'eri. Grazie, Rakiti. Avrò una giornata molto faticosa anche oggi. E in più avrò questa pena. Sta tanto male. No. Non t'angustiare troppo, Alyosha. Sì, gli sei affezionato, lo capisco. Pensa però che ogni cosa fa il suo tempo. E anche gli uomini. Il monaco di domani non sarà più del tipo di padre Zassima. Sei forse tu il tipo del monaco nuovo? O tu che entri nelle case e rispondi alla chiamata delle signore. Non te la prendere. Come sta il nostro santo? Come sta? Oh, che perdita sarebbe, non potrò neanche vederlo. Vorrei fare qualcosa per lui, rendermi utile in qualche modo. Non possiamo che pregare e aspettare rassegnati. Sapete che Caterina è qui con noi? Ieri l'ho lasciata in un tale orgasmo. Sono contento che sia qui. Ho saputo tutto di quell'orribile scena. Allora, c'è tragique, però che donna quella. E anche vostro fratello Dimitri, che uomo, va. Mon Dio, non ne parliamo. Del resto non sta a me fare apprezzamenti. E piuttosto, devo dirvi una cosa molto, molto importante. Vedete come mi smarrisco. Sapete dirmi perché la mia piccola Lisa è stata presa da una crisi appena vi ha sentito arrivare? Lo sapete? Ah, quella bambina è la mia angoscia. Adesso siete voi la manca di una crisi, non io. Mi raccomando, venite, venite. Entrate. Altro che crisi, mia cara, con tutti i tuoi capricci perdo letteralmente la testa. Come stai oggi, tesoro, eh? Sapeste com'è stata male stanotte?
Parlatele voi, Alyosha, parlatele voi, su, perché la sua non è una malattia che si cura con le medicine. Mia cara, ti lascio al nostro amico, eh? Io me ne vado di là. Ecco, se n'è andata. Che aspettate a sedervi qui? Avete ricevuto la lettera. Beh, ridatemela. Vi chiedo scusa dello scherzo, ma adesso la rivolgo. Sono stata male tutta la notte pensando a quello che ho avuto il coraggio di scrivervi. Se non l'avete con voi ed è rimasta al monastero, vi prego di riportarmela al più presto. Ve lo prometto. Avrete riso molto di me leggendola. Beh, lo capisco. Avrei riso anch'io. Vi dispiacerà, ma non ho riso affatto. Anzi, l'ho riletta con molta attenzione. E adesso mi considerate una bambina sciocca. No, perché? Vi dicevo che volevo sposarvi. Sì. E allora non è una sciocchezza. Voi non potete. Non è impossibile. Come? Potete sposarvi. Ma che è accaduto? Potrò. Alla morte di padre Zassima lascerò il monastero e allora... Ma come mai lascerete? È il mio maestro che me l'ha ordinato. Dovrò vivere nel mondo come tutti gli altri. Dunque vedete che non è impossibile. Ma... mi vorreste per moglie? Perché fate quella faccia? Ma non rispondetemi, non voglio sentire. Io sono un mostro. Mi devono portare in giro su una poltrona a rotelle. Non potete sposarlo. Se è per questo, vi porterò io stesso. Ma poi sono sicuro che non ce ne sarà bisogno. Perché a quel tempo sarete guarita e correrete per la campagna come... come... come che? Volevo cercare un animale gentile. Uno scoiattolo. O anche un uccellino. Davvero? Ma in questo momento sono immensamente felice. Lasciate che vi baci almeno la mano. No, io bacerò la vostra, Lisa. Però, se ci penso, non vi merito. Ma che sciocchezze dite, meritare? Queste sì che sono sciocchezze. Ci conosciamo dall'infanzia e siete più gaia e soprattutto... più pura di me. Io ho già sfiorato molte, troppe cose. Voi non lo sapete. Sono anch'io un Karamazov. Che credete? Perché siete così triste da un po' di tempo? C'è sempre un'ombra nei vostri occhi. Qualcosa vi turba. Un tormento segreto. Non volete confidarvi con me? Più tardi, Lisa. Adesso non potreste capire. Ed io forse non mi saprei spiegare. Vi tormentate per i vostri fratelli, è vero? Anche per i miei fratelli. Alyosha, io ve lo devo dire. Io non amo vostro fratello Ivan. Non so perché, ma non l'amo. Mio padre, i miei fratelli si perdono. E trascinano altri con sé. È la forza terrena dei Karamazov. Come diceva padre Zassima. Una forza frenetica. Brutale. Non so nemmeno se al di sopra di quella forza aleggi lo spirito di Dio. Io, che credete? Sono come loro. Sono un Karamazov. E ho paura. Che farò quando il mio maestro non sarà più là a dirigermi? Ma ve l'ho scritto. Ci sarò io se volete. E saremo felici. Sentite, Alyosha. Correte subito su al monastero da padre Zassima e parlategli di noi. Chiedetegli se saremo felici insieme.
Io vorrei sposarvi solo se saremo felici. Non siate così smarrito. Non fate il bambino. Andate. In nome di Cristo. Alyosha. Saremo felici. Voglio saperlo prima. Da voi. Lo saremo. Ma come? Ve ne andate? Non dovete vedere la nostra Katia. Oh, mi perdoni, me ne ero completamente dimenticato. Scusatemi. Però come siete egoisti voi altri uomini, non ci si può mai fidare. Venite, venite, che vi aspetta. Katia, Alyosha è qui che vuole salutarvi. Ivan Fyodorovich, restate ancora un momento. Voglio sentire l'opinione di vostro fratello. Restate anche voi. Ivan, sei qui. Ero passato a casa da nostro padre e speravo di incontrarti. L'ho incontrata qui, vedete. Alexei, sedete qui accanto a me. Ecco, finalmente ho con me tutti i miei amici, i veri. Voi, Alexei, siete stato testimone di quell'orribile scena e non so che cosa abbiate pensato di me. Non lo so. Io ho passato tutta la notte, occhi spalancati, non ho fatto che pensare. Ora ho le idee confuse. Non riesco più a vedere chiaro dentro di me. Non so più se lo amo ancora. Mi fa tanta pietà. E questo è un cattivo segno. Se l'amassi davvero dovrei odiarlo, non vi pare? Non lo amate più. Ma che, lo dico anch'io. Non lo ama più, se Dio vuole. Ma aspettate, aspettate. Non ho ancora detto quello che ho deciso questa notte. Ivan Fyodorovich, il mio caro consigliere, l'unico amico e confidente che io abbia al mondo, conosce già ed approva la mia decisione. Non è vero? L'approvo. Ma io voglio che anche voi, Alexei Fyodorovich, mi diciate in presenza loro se ho ragione o no. La mia decisione si riduce in due parole. Se anche Dimitri sposa quella donna, alla quale io mai potrò perdonare, mai. Se anche la sposerà, io non l'abbandonerò. Ecco. Andrò magari in un'altra città, non lo so dove, ma per tutta la vita io veglierò su di lui. E quando sarà infelice con lei, cosa che accadrà ben presto, venga pure da me. Io la accoglierò sempre a braccia aperte. Ivan Fyodorovich, tacete adesso. Io ho già detto che per qualunque altra donna questa decisione potrebbe sembrare artificiosa e forzata. Un'altra avrebbe torto, voi avete ragione. Non so dare una spiegazione, avete ragione perché siete profondamente sinceri. Ma che? La sincerità di un momento, di questo momento, che cosa conta? Non si può mica decidere della propria vita così. Scusatemi, non avrei dovuto intervenire. No, no. Quello che avete detto è giustissimo. Per tutte. Non per Caterina. Lei fa eccezione. Quello che per ogni altra donna sarebbe soltanto una promessa, per lei è un duro, forse triste, ma incessante dovere. La sua umiliazione si placherà soltanto nel senso del dovere compiuto. La vostra vita, Caterina, trascorrerà nella contemplazione dei vostri sentimenti, nella certezza di avere fermamente e vittoriosamente adempiuto a un tragico dovere. E questo, solo questo vi darà un'intima soddisfazione, perché sarete felice e tutto il resto non conta. Mon Dio, ma come tutto fuori dalla realtà? Alyosha, parlatele voi. Su, cara, non fate così, su. Nulla. Con voi vicino passerà tutto. Domattina io parto per Mosca. Ve ne andate? Non so quando tornerò.
Mosca, avete detto? Mosca. Sono contenta. Oh, mi mancherete molto, lo sapete, ma sono contenta. Mosca! Sì. Lui parte per Mosca, così all'improvviso. Non si sa quando torni e voi dite che ne siete contenta. L'avete detto apposta. Eh sì, e avete aggiunto che vi mancherà molto. Ma che vuol dire? Avete recitato una commedia, l'ho sentito bene. Una commedia come in teatro. Una commedia? Io non capisco cosa vogliate dire. Voi non amate Dimitri. Non lo avete mai amato, fin dal principio. Nemmeno lui forse vi ama. Non so perché vi dico tutto questo, ma ci vuole pure qualcuno che dica la verità. Quale verità? La verità che nessuno vuol dire. E quale sarebbe? Voi amate Ivan. Lo tormentate solo perché lo amate. E lo tormentate perché il vostro amore per Dimitri è un inganno che vi strazia. Abbiate il coraggio di chiamare Dimitri, che venga qui, che prenda la vostra mano e quella di Ivan e li unisca di fronte a noi, di fronte a tutti. Ecco, la verità. Ma voi... voi siete pazzo? Grazie, Josh. Però hai sbagliato. Caterina non mi ama. Io sì. Da sempre. E lei lo sa. Benché non le abbia mai detto una sola parola. Ma lei non mi ama. Mi chiama amico, ma non sono nemmeno un amico per lei. Una donna così orgogliosa non ha bisogno d'amici. Mi teneva vicino a sé per le sue vendette. Si vendicava con me e su di me di tutte le offese che Dimitri le infliggeva. Ora me ne vado. E dico basta. Voi, Caterina, amate Dimitri. E lo amate proprio perché così, con quelle colpe, con quei difetti. Se diventasse l'uomo che... a parole... voi dite di desiderare, non l'amereste più. È necessario che continui ad essere così per potergli perdonare le sue colpe, per godere in segreto della vostra eroica fedeltà. Io ho amato. Troppo. Sarebbe stato più dignitoso se mi fossi allontanato senza parlare. Ma mi sono stato quasi costretto in nome di quella verità che Alyosha voleva dire a tutti i costi. Ora sapete tutto e posso andarmene. Addio, Katia. E non odiatemi. Io sono già abbastanza punito. È colpa mia. Colpa mia. Tutta colpa mia. Voi non avete nessuna colpa di quello che è successo. Tranquillizzatevi. Ivan Fyodorovich non partirà. Chi è? C'è il capitano? Sono un amico. Entrate. Un monaco alla cerca. È davvero capitato bene. Verremo noi al vostro convento per essere sfamati. Non è così. Non hai indovinato. Che cosa vi ha indotto a venire in questa vecchia tana? Sono Alexei Karamazov. Lo so benissimo. E io a mia volta sono il capitano in seconda Nikolai Ilyich Snegirov della fanteria russa. E disonorato per i miei vizi, ma pur sempre capitano in seconda. Dopo questa esauriente e doverosa presentazione, volete essere così cortese di dirmi in che modo ho potuto suscitare in voi tanta curiosità da spingervi in un ambiente così poco adatto alle visite e ai ricevimenti. Ma sedetevi. Come si diceva nelle vecchie commedie, vogliate prendere posto. Perché siete venuto? Sono venuto per quell'incidente. Che incidente? È venuto a lagnarsi di me, babbo. Mi ha mozzicato una mano. Un dito. Che cosa dici?
Ti ha morsicato un dito. Eh? È vero? Ti ha morsicato? Sì, ma non ha alcuna importanza. Una cosa da nulla. Solo ora capisco tutto, capitano. Ah, sì? Io invece non colpisco niente. Il vostro ragazzo è un bravo figliolo e vi ama molto. Si è gettato su di me perché sono il fratello del vostro offensore, Dmitri Karamazov. Mio fratello è pentito di quello che ha fatto e appena gli sarà possibile verrà e vi chiederà perdono in presenza di tutti. Qui o dove voi vorrete. Sua Altezza, vostro fratello, è disposto a inginocchiarsi davanti a me in una piazza? Sì, si metterà in ginocchio anche in piazza. Sì? Ah, sì. Oh, sono commosso. Mi fate piangere, davvero. Va bene, sono pronto a mettere alla prova la magnanimità di vostro fratello. Ma che distratto, non vi ho ancora presentato la mia famiglia. Sì, la mia covata. Ecco qua mio figlio Ilyusha, lo conoscete. Le mie due figlie e mia moglie. Ecco. Se io morissi, chi li amerà più? E chi amerà me? Povero disgraziato, all'infuori di loro. Sì, l'affetto che proviamo l'uno per l'altro, il grande dono che il Signore Dio ha elargito a tutti i disgraziati della mia specie. Sì, perché anche un uomo della mia specie ha bisogno d'amare, sapete? Finitela con queste pagliacciate. Per un imbecille qualsiasi, voi subito vi umiliate, ci coprite di vergogna. Barbara Nikolaevna, Barbara Nikolaevna, un po' di pazienza. Lasciatemi parlare. Vedete che carattere altero. È tutto il giorno così. No, Arina Petrovna, no. No, tesoruccio caro, no, non spaventatevi, no. No, tesoro, no, non fate quella faccia. Alexei Fyodorovich non vuole farci alcun male, no, no. Il signor Karamazov non è quello, non è quello che... No, no, non è lui. È il fratello, insigne per virtù pacifiche. Buongiorno, siate il benvenuto. Allora... Vedete che noi siamo povera gente. Sì, povera gente, ma vi presentate a una signora. Bisogna alzarsi in piedi. Babbo, buffone. Incorreggibile buffone. Che strana cosa. È come se passassero delle nuvole. Le nuvole se ne vanno. Quando lui era ufficiale, avevamo molte visite, importanti. Non voglio fare paragoni, illustre amico. Un giorno arriva la moglie del diacono e mi dice: vostro marito è un uomo d'oro, ma voi siete la figlia del demonio. E io rispondo: può darsi, ma tu puzzi. E lei urla: tu devi stare chiusa, è da te che si annida l'odore marcio. Io rimasi male, tanto male, e lo chiesi anche a un generale. E lui mi disse: aprite la finestra, Arina, l'aria è proprio cattiva. Tutti lo dicono, tutti ce l'hanno con me. Io non voglio guastarvi l'aria, me ne andrò via. Solo Ilyusha mi ama, ieri mi ha portato una mela. Oh, perdonatemi, cari. Guardate questa povera donna!
Cara mammina, cara. No, no, no. Basta adesso, cara. Basta. Ho detto basta. Avete visto? Avete sentito? Vi è piaciuto lo spettacolo? Finitela, pagliaccio! Con questi stupidi lazzi che non concludono niente. Vedete, Alexei Fedorovich, che qui non rimettete il vostro cappello, io prenderò il mio berretto e usciamo. Ho bisogno di dirvi due parole sul serio, ma fuori da queste pareti. Faremo quattro passi. L'aria è più pura che nella mia magione. Oh, Nina, cara, tu stai tranquilla. Sta ragazza è un angelo. Un angelo disceso tra i mortali. Un angelo. Andiamo su. Andiamo. E anche lei. Sì, lei che mi ha chiamato pagliaccio è un altro angelo. Sì, signore. Mi ha chiamato col mio vero nome. Ed è giusto. Ora che siamo soli potete parlare liberamente. Che cosa volete da me? Sono qui per incarico di una persona. Ah, già. Lo supponevo, senza un incarico non sareste mai venuto da me. A meno che voleste parlarmi del ragazzo, di Liusha. A proposito del quale, sì, volevo chiedervi... Da uomo a uomo, vi ha fatto molto male? Nella mia magione, in sua presenza, ho creduto opportuno sorvolare, avrete notato. Anche lui, poverino, in una zuffa coi compagni, è stato colpito, non alla testa, ma al petto, un po' più su del cuore. È arrivato a casa piangendo, e ora ha la febbre alta. Ah, no, 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 non per la ferita. Ma per la sua collera. Sì. Sì, signore, la sua collera. Una grande collera in un piccolo essere. Non sapete che effetti può avere. Incredibile. Il fatto è che... Sì, dopo quell'incidente con vostro fratello, i compagni di scuola cominciarono a stuzzicarlo chiamandolo strofinaccio. La colpa, però, se così posso dire, è mia. Sì, perché lo strofinaccio è questo qua, è questa mia barba. Sì, ma ci si deve pur sempre ricollegare a quell'altro fatto, vale a dire a vostro fratello, quando il piccolo lo supplicava di risparmiarmi, baciandogli le mani. Perdonate al mio babbo, e il mio babbo, perdonategli, quello che ebbe a soffrire il piccolo. Indicibile. Il giorno dopo, sapete, mi tira vicino a sé e mi dice, piano, perché non sentano le donne: Babbo, non farai la pace con lui, sfidalo a duello. Capite? E io ho dovuto dirgli la verità. No, figlio mio, no, no, non lo sfiderò, perché il duello per me ormai è una stupida parola e nulla più. Allora, quando sarò grande, lo sfiderò io e lo ucciderò. Oh, no. No, figlio mio, no. Uccidere è sempre peccato. Non lo fare mai, angelo mio, nemmeno in duello. Lui rimane in silenzio. Poi mi dice, quando sarò grande,
Lo sfiderò. Gli farò saltar via la sciabola. E allora gli dirò: potrei ucciderti. Ma ti perdono. Capite come sono i ragazzi? Ecco, riferite queste parole a vostro fratello. Forse capirà. Ma scusatemi, non vi ho ancora lasciato dire quello che volete da me. Non vengo da parte di mio fratello Dimitri, ma della sua fidanzata, che è una fanciulla nobilissima. È lei che mi ha incaricato di portarvi un piccolo soccorso da parte sua. Accettate questi 200 rubli. Vi prego proprio di accettarli. A questo mondo non si può continuare ad essere nemici. Si deve pur giungere alla riconciliazione e alla pace. Voi che avete un'anima nobile, lo comprenderete, ne sono certo. Credo proprio di non avere mai visto tanto denaro tutto insieme. E voi dite che è la sua fidanzata che me lo manda? Sì, perché anche lei è rimasta molto offesa da mio fratello. Sorella nel dolore per l'offesa ricevuta. Capisco. Se lo accetto, non passerò per vile agli occhi vostri. Nell'intimo, sì, voglio dire, dentro di voi, non sentirete disprezzo per me. No, no, vi giuro di no. E nessuno lo saprà mai. Non potete neppure supporre che cosa significhino per me, in questo momento, 200 rubli. Posso curare mammina. E Ninoska, la mia ragazza inferma, e Barbara tornerà a studiare a Pietroburgo. Potremmo comprare un po' di carne, un po' di latte. E sarà per tutti una nuova vita. Oh, signore, signore, ditemi che non è un sogno. No, no, non è un sogno. D'ora in poi la vostra vita cambierà. Perché Caterina Ivanovna, la fidanzata di Dimitri, vi manderà altro denaro. E sapete, anch'io qualcosa. E vi darò quanto vi occorre. E spero l'accetterete come da un fratello. Da un vero amico. Siate sereno. Ma che avete? Che dite? Alexei Fyodorovich. Adesso io... Io vi farò vedere un giochetto di prestigio. Ecco, guardate. Eccoli i vostri denari. Eccoli qua. Eccoli. Guardate che cosa ne faccio dei vostri denari. Guardate. Avete visto che cosa ne ho fatto? Signore, riferite a quelli che vi hanno mandato che lo strofinaccio non vende il suo onore. E dovete capirmi, signore. Che cosa avrei detto a Ilyusha se avessi accettato il vostro denaro come prezzo del mio disonore? No, non posso. Non posso proprio. Non posso. Una forza superiore mi incatena l'amore.
questa signore di lei e di me. Siete bravo, Pavel Fiodorovich. Cantate ancora. Non corona buone onore se sta bene alla mia bella. Abbi pietà, signore, di me e di lei e di me. È proprio un piacere starvi a sentire. I versi, però, sono una sciocchezza. Chi parla ormai in rima? Se fossimo obbligati dalle autorità a parlare in versi, che cosa potremmo dirci? Poche, pochissime cose. Pensateci, Maria Kondrajevna, e vedrete se non ho ragione. Quanto siete intelligente. Ma come fate a sapere tutte queste cose? Beh, Maria, potrei aspirare a ben altro se non fosse per il destino che ho avuto fin dall'infanzia. A volte vorrei ribellarmi. Vorrei uccidere chi mi getta in faccia come un insulto che sono nato dalla smerdiashaia. Che colpa ne ho io se mia madre era un povero essere deforme e per di più idiota? Dopotutto il mio padrone, Fyodor Pavlovich Karamazov, mi ha dato il suo nome, no? Eppure sono sicuro che se sfidassi a duello un illustre personaggio si rifiuterebbe di battersi con uno sguattero come me. Vi pare giustizia questa? Ivan Fyodorovich però vi stima molto. Questo non lo potete negare. Anche lui però mi ha chiamato Lacchè. Se avessi un po' di danari in tasca, vedreste voi che razza di Lacchè sarò io. Con tutto il rispetto che ho per Ivan Fyodorovich. Maria, ditemi. Dmitri Fyodorovich non è peggio di qualsiasi altro Lacchè in fatto di intelligenza, miseria e condotta morale. È senza dubbio più stupido di me. Non sa far niente. Ma è stimato e riverito da tutti. Oh. E credete che io abbia stima del pretino che si avvicina? Non lo posso soffrire. Che viene a fare qua dentro? Da dove siete passato che non vi abbiamo visto? Ho saltato un muretto. Bravo, come un ladro. Avete visto mio fratello Dmitri? No. E non sapete dove potrei trovarlo? Sono forse io il suo custode. Non lo so e neppure desidero saperlo. Più lontano è, meglio sto. Ti ho semplicemente chiesto se sapevi dov'è. Smerdiakov. Quello che posso dirvi è che anche Ivan Fyodorovich lo sta cercando. Voleva cenare con lui al ristorante La Capitale. E mi ha mandato a cercarlo, ma non sono riuscito a trovarlo nei luoghi abituali. Può darsi che si siano incontrati lo stesso. Ivan Fyodorovich non è venuto a casa. E vostro padre ha cenato solo. Solo con me. Si è già ritirato in camera sua. Allora proverò alla capitale. Senza dire che ve l'ho detto io se li incontrate. Dmitri Fyodorovich sarebbe capace di maltrattarmi, pazzo com'è. Grazie, Smerdiakov. Non traditemi! 23, 24, 25... 26, 27, 28, 29 e 30. 30 bei foglietti da 100 e fanno 3.000. 3.000 rubli. Thank you.
Aliosha, fratello mio. Ivan. Se cerchi Dimitri non c'è, forse verrà, forse no. Siediti, su. È la più lieta sorpresa che potevi fargli. Che cosa ti ordino? Zuppa di pesce o qualche altra cosa? La zuppa di pesce va benissimo. Ho una gran fame. E ho cercato Dimitri dappertutto, infatti, ma inutilmente. Qui poi fanno benissimo anche la composta di ciliegie. E mi ricordo che ti piaceva molto da bambino. Te la faccio portare? Te lo ricordi ancora, eh? Sì, fammela portare. E te, naturalmente. Io mi ricordo tutto della nostra infanzia. Tutto. Bella che nel cantare siete maestra, quando cantate voi fin l'aria tace, tutti i ragazzi sono alla finestra e nel lor cuore non si sa andar pace. Tutto. Fino a quando partì per Mosca e allora... Ma che strano che tu sia apparso qui in attesa proprio stasera e si possa parlare un po' insieme. Proprio poco fa pensavo, sono tornato da 4 mesi e con Aliosha in fondo non ci siamo detti una vera parola. Sguardi sì, molti. Ma eccoti qua, voglio fare una volta per tutte la tua conoscenza. Sì, conoscenza. E dopo ci saluteremo perché ho deciso di partire per Mosca. Hai deciso? Sì, devo staccarmi da qua. Tu mi conosci, Aliosha? Ti voglio bene e ti ammiro. Dimitri dice di te, Ivan è una tomba. Lascia stare adesso, Dimitri. Tu. Beh, io dico, Ivan è un enigma. Ma da oggi posso dire di aver cominciato a conoscerti. Che vuoi dire? Spiega. Forse ti arrabbierai, ma ho capito solo oggi come sei giovane e vivo e quanto ami la vita. Ivan. Sono colpito da una coincidenza. Oggi, uscendo da lei, non ho fatto che pensare all'immaturità di questi miei anni. E tu adesso, come se l'avessi indovinato, mi dici in fondo la stessa cosa. Bravo. Sì, amo molto la vita, ho una grande volontà di vivere. E vivo. Se avessi perso ogni fiducia nella vita, se avessi cessato di credere nella donna amata, se mi capitassero anche tutti i più spaventosi disinganni, ebbene io vorrei vivere ugualmente. E già che ormai ho accostato le labbra a questa coppa, non me ne staccherò finché l'avrò vuotata. Del resto sono sicuro che verso i 30 anni la butterò via anche senza averla vuotata e me ne andrò... No, non so dove. Ma fino a quel momento la mia giovinezza trionferà di tutte le delusioni, di qualsiasi disgusto della vita. In parte è una caratteristica dei Karamazov, questa sete di vivere a qualsiasi costo. E sono sicuro che ce l'hai anche tu. Ma perché dovrebbe essere ignobile? Abbiamo voglia di vivere e io vivo. Magari a dispetto della logica. Le foglioline viscose a primavera, i cieli azzurri. Ecco quello che amo. Qui non c'entra l'intelligenza, queste cose uno le ama con le viscere, col sangue. Beh, io penso che tutti dovrebbero amare la vita prima di qualsiasi cosa al mondo. Ah. Amare la vita più che il significato della vita? Amarla, prima di ogni logica. Proprio prima di pensare alla logica, soltanto allora se ne afferra il significato. Dorino. Buonanotte a tutti, arrivederci. Niente di chiaro. Ciao. Anche questo. Zuppa eccellente. Non mi sono sbagliato, la fanno veramente bene. Mangia, mangia. Mi piace, sai, questa profession de foi in un novizio come te. Sei come ispirato. Anche adesso. No. Sì, anche adesso. Ecco la forza della vita. Di fronte
Ha un ottimo piatto, si possono dimenticare le tragedie dell'esistenza. Se non ci toccano troppo da vicino. Ma davvero vuoi partire così presto? Sì. E Dimitri e il babbo, cosa faranno? Come finirà? Ma che c'entro io? Non posso mica restare qui a far la guardia loro. Ho finito le mie cose e ora parto. Se tu sapessi come mi sento leggero adesso. Sto godendo la mia prima ora di libertà. 6 mesi e di colpo in una volta sola mi sono liberato di un peso simile. Parli del tuo amore, Ivan? Amore? Amore, sì, se vuoi. Mi sono tormentato per lei e anche lei mi ha tormentato. Ma di colpo tutto è svanito. E lasciarla non mi costa nessuna fatica. Forse non era amore. Ah, ma non ti mettere a ragionare sull'amore, tu, Alyosha. Non è affare per te. Poco fa a casa sua hai avuto un'uscita bellissima. E io che ancora non ti ho dato un bacio. Ma davvero vuoi partire domattina? Domattina può anche darsi. Ma tu perché ti agiti tanto per la mia partenza? Quello che abbiamo da dirci noi due, quello per cui siamo qui, faremo in tempo a dircelo di sicuro. Rispondi, perché siamo qui noi due? Per parlare del mio amore per Caterina? Oppure del babbo di Dimitri? No, non è per questo. E allora? Alyosha, tu per quale ragione hai continuato per 3 mesi a guardarmi, ad aspettare? Per arrivare a farmi questa domanda? In cosa credi, fratello? O forse non credi in niente? Non era questo che miravano i nostri sguardi ansiosi? Sì, hai ragione. Alyosha, guardami bene, io sono un ragazzo come te, esattamente come te. Forse con la sola differenza che non sono un novizio. E molti, moltissimi dei nostri giovani più originali oggigiorno non fanno altro che parlare dei problemi eterni, non è così? Sì, per i veri russi questi problemi sono certamente i primi e i più importanti. Ed è bene che sia così. E dunque, da che cosa dobbiamo incominciare? Ieri, dal babbo, hai detto che Dio non esiste. Ieri dal babbo lo disse apposta per stuzzicarti. E vidi che ti sfavillavano gli occhi. Ma ora non sono affatto scontento di parlarne con te. Voglio fare amicizia con te, Alyosha. Perché non ho amici. E voglio provare. Ebbene, figurati che anch'io accetto l'idea di Dio. Ti sorprende? Sì, certo. Purché tu non scherzi anche adesso. Io accetto Dio. Puramente, semplicemente. E non mi pongo la domanda se egli esista o no. E credo nella sua saggezza, nei suoi fini, che ci sono del tutto ignoti. E credo, stammi bene a sentire, nell'armonia in cui si dice dovremo fonderci tutti un giorno dopo aver perdonato chi ci ha offeso, a chi ci ha umiliato. Accetto e credo. Ma qui comincia la mia ribellione. Perché c'è qualcosa che non posso accettare. La sofferenza. Degli umili. Degli innocenti. Dei poveri di spirito, dei bambini, ecco. La crudeltà verso i piccoli innocenti bambini. Io prendo l'esempio dei bambini perché è innegabilmente chiaro quello che voglio dire. E noi uomini possiamo anche essere tormentati e puniti, magari ingiustamente, ma noi abbiamo mangiato, anzi, assaporato il frutto proibito. Conoscevamo il bene e il male. Possiamo subirlo, ma potevamo anche farlo. I bambini no. E loro non sono colpevoli di nulla. E allora perché? Alyosha, tu ami i bambini, so che li ami. Come puoi dunque ammettere che anch'essi soffrono terribilmente sulla terra? Perché? Perché? Come entrano le loro sofferenze in quell'armonia? Che armonia è mai questa, se comprende anche la sofferenza dei bambini? No, Alyosha, no, io allora rifiuto quest'armonia, rifiuto di far parte di questo mondo armonico. Non ne nego l'esistenza.
ma mi affretto a restituirne nel modo più rispettoso possibile il mio biglietto d'ingresso. Ecco. Questa è una rivolta. No. No, no, non dire così, è... è un'eccezione, non una rivolta. Stammi bene a sentire. Immagina, immagina di essere chiamato tu a costruire il grande edificio dei destini umani, sì, con lo scopo di fare finalmente felici gli uomini, pane per tutti, pace, libertà, ordine, ma che per arrivare a questo sia necessario tormentare un piccolo essere di 3, 4, 5 anni. Accetteresti? Dimmi, accetteresti di edificare il tuo regno di benessere, di pace, sulla sofferenza di quell'unico bambino innocente? Rispondimi senza pentire. No. Non l'accetterei. No. E puoi ammettere che gli uomini per i quali tu costruisci l'edificio acconsentono da parte loro ad accettare il beneficio che gli viene da sangue innocente ad essere poi felici in eterno? No. Non lo posso ammettere. Però... Però c'è un essere che può perdonare e ha il diritto di farlo. E tu l'hai dimenticato. Ma è appunto su di lui che si fonda l'edificio. Cristo. L'unico senza peccato. No, non l'ho dimenticato. Anzi, mi meravigliavo che tu non avessi ancora fatto il suo nome. Vedi, io dico Cristo e già l'animo mi si divide perché, Cristo, tu lo sai bene, è davvero segno di contraddizione. Il cuore si commuove al suo nome, ma la mente mi ribolle di tante domande. No, non ti turbare, fratello, io nel fondo continuo ad essere sereno. Senti, lo sai che... Dimmi, Van. Lo sai che volevo scrivere, anzi voglio scrivere, un poema, diciamo, una rappresentazione proprio su Cristo. Davvero? Sì. E che poema sarebbe? Puoi dirmelo? Sì. Sì, voglio dirtelo. Senti il titolo, se ti piace. Mi piacerebbe chiamarlo La leggenda del grande inquisitore. Dovrebbe avere uno sfondo storico. Sì, pensa... Pensa al secolo della Santa Inquisizione, la Spagna, quando si bruciavano gli eretici e... Lo sfondo sarà storico, però... Il dramma, le idee... Sarà di oggi. Anzi, potrebbe essere il dramma della mia coscienza divisa, tiraniata, tra Cristo e i dubbi della... ragione. In fondo anche noi, uomini moderni, invochiamo Cristo in certi momenti, come dovevano certamente invocarlo gli eretici mandati a rogo dall'inquisitore. Anche tu lo invochi, Van? Immagina che io lo invochi e lui torna. Ecco, il mio poema comincia proprio così. Che lui torna? Sì, torna come un pellegrino qualunque mescolato alla folla e nessuno lo riconosce nella grande piazza della cattedrale di Siviglia. Ah, bellissimo! Il tuo Cristo è già tra noi, ma nessuno lo vede, perché non sappiamo più riconoscerlo. Bellissimo! Aspetta, aspetta, Gliocce. Da principio nessuno lo riconosce, ma c'è in lui qualcosa di indefinibile che attira l'attenzione di qualcuno. E basta che uno dica, è lui, Cristo è tornato! Perché la folla lo avvolga come un'onda del mare. E non c'è dubbio, tutti gridano, è lui, Cristo è tornato, fa di noi quello che vuoi, ti seguiremo dovunque. Ti piace come inizio? È qualcosa che potrebbe benissimo accadere anche oggi. Sì, oggi, su al tuo monastero. Sì, ma vai avanti, Van. Sì, lo riconoscono, gridano. Ma ecco che una figura... vestita di porpora, appare sul sagrato del monastero, della cattedrale di Siviglia.
guarda la folla con la fronte aggrottata e chiede: chi è costui? Che è venuto a fare? Prendetelo e rinchiudetelo nel carcere della Santa Inquisizione. E poco dopo Cristo è imprigionato. Tutti hanno chinato la testa davanti all'inquisitore, nessuno ha mosso un dito in difesa di Gesù. Ma perché era tornato? Perché sei tornato a turbare il nostro ordine, la nostra pace? Glielo chiede appunto l'inquisitore quando di notte va a interrogarlo. Che sei venuto a fare? Era tornato per ridare agli uomini la vera libertà? La libertà dell'anima? Ecco, sì. Io credo che metterò in bocca a Cristo proprio questa tua risposta. Mi piace. La libertà. Questa faccenda della libertà quanto è costata agli uomini. Da secoli essi si tormentano e combattono per essere liberi. Ti dirò una cosa, Alyosha. Io mi sono persuaso che l'uomo non vuole essere libero. Praticamente invece chiede qualcuno di molto potente, di molto abile, a cui affidare la propria libertà. Qualcuno che gliela amministri e che gli tolga la responsabilità di decidere giorno per giorno, volta per volta. Liberamente, appunto. Qualcuno che decida per lui, questo vuole l'uomo. E questo può rispondere il grande inquisitore. Ma è il ragionamento dello spirito del male. Cristo si è sempre ribellato a chi gli proponeva di spogliare l'uomo della sua libertà. Ma lo so bene che si è ribellato. Ma con che risultato? Quando il tentatore gli propose di tramutare le pietre in pane, perché Cristo si ribellò? Ma perché non ci può essere vera libertà se l'ubbidienza è comprata col pane? Ti ricorderai come rispose. Non di solo pane vive l'uomo. Eppure è proprio in nome di questo pane terreno che da secoli si è aperta una lotta che ancora continua. Ma che cosa gliene importa agli uomini della libertà? Prima sfamali e poi parleremo di libertà, di amore, di pace. Se Cristo avesse trasformato le pietre in pane, tutti l'avrebbero seguito e il suo regno si sarebbe fatto in un momento. Invece Cristo rifiutò di sventolare la bandiera del pane terreno in nome della verità e del pane celeste. Non essere così semplicista, Ivan. Cristo ha sempre comandato agli uomini di procurarsi insieme il pane terreno. Ma occorreva dare un esempio clamoroso, le pietre trasformate in pane. Ma Cristo, rifiutandosi di fare quel miracolo, ha agito con magnifica fierezza, la fierezza di un vero Dio. Sì, lo riconosco. E lo riconosce anche il mio inquisitore. Fierezza di un vero Dio. Hai detto bene, Alyosha. Ma gli uomini non lo capiscono, perché non sono altrettanti dei. Ma credi che la natura umana possa fare a meno del miracolo? Credi che l'uomo possa a lungo soffocare il desiderio di essere guidato da qualcuno di molto, molto potente, su cui scaricare la propria responsabilità? Non conosci gli uomini, Alyosha. Gli uomini sono deboli e schiavi e per questo si sono allontanati da Cristo per seguire noi. Noi? Chi? Noi! Mi sono talmente immedesimato nella mia rappresentazione che ti rispondo come se io stesso fossi l'inquisitore. Gli uomini si sono allontanati da noi perché non hanno bisogno né della libertà né dell'amore, ma di una chiesa possente che si fondi sul miracolo, sul mistero e sull'autorità e indichi loro le strade da seguire ciecamente. Per questo noi abbiamo permesso agli uomini talvolta anche di peccare, perché la coscienza della loro debolezza non li spingesse alla disperazione. Ed ora in poi, noi permetteremo o vieteremo agli uomini di vivere con le loro mogli o le loro amanti. Noi permetteremo agli uomini di avere o non avere figli. E tutto sarà regolato da noi a seconda del variare dei tempi. E tutti si inchineranno a noi, ubbidienti. Ma tu, Ivan, voi non sentite la responsabilità delle loro vite?
Non tremate al pensiero di tenere nascosta la verità. Sì, noi sentiamo. Proviamo una spaventosa responsabilità. Ma come potete continuare a vivere serenamente? E chi ti dice che noi viviamo serenamente? Proprio noi, i pochi, gli eletti. Solo noi siamo i veri infelici, perché custodiamo il segreto della verità. Ma non è meglio condannare pochi all'infelicità piuttosto che privare milioni di esseri deboli della pace e della serenità del cuore? Sappi che anch'io m'ero preparato come te per portare agli uomini il messaggio cristiano della libertà e dell'amore. Ma mi sono ricreduto vedendo che era un ideale impossibile per gli uomini comuni. E lasciai gli orgogliosi per unirmi ai deboli e per guidarli secondo una legge adatta alle loro fragili forze. E ti dico? Ecco, e queste sono le parole finali che il grande inquisitore rivolge al Cristo pellegrino. Ti dico che continuerò a correggere l'opera tua. E domani ti brucerò. Perché hai turbato il nostro ordine. Sì, domani ti brucerò. Perché se c'è qualcuno che meriti più di tutti il rogo, questo sei tu. Domani ti brucerò. Dixi. Ma è assurdo. Il tuo poema è l'elogio di Gesù, non la condanna del suo messaggio. E nessuno ti crederà mai laddove parli della libertà. Non è così che va intesa la libertà dello spirito, no, no. L'intendono così soltanto i peggiori tra i cattolici, gli inquisitori. Il tuo inquisitore, con le sue sofferenze, non è che un fantasma. Anzi, il tuo inquisitore non crede in Dio. Questo è il suo vero segreto. E se anche fosse così? In questo sta la sua grandezza. Perché non la consideri tu una tragedia, quella di un uomo che ama ostinatamente a modo suo l'umanità, senza forse credere in Dio? Ivan, tu non credi in Dio. E come termina il tuo poema? Oh, io penso che l'inquisitore arretri nell'ombra del carcere, ma Cristo non lo lascia allontanare. Gli si avvicina e lo bacia sulla bocca. L'inquisitore è come bruciato da quel bacio sulle labbra e dice: vattene e non tornare mai più. E lo lascia allontanare per le vie oscure della città. E il prigioniero s'allontana. E l'inquisitore? Quel bacio gli brucia, ma continua a essere della sua idea. E tu con lui, eh? Anche tu, te l'ho detto. A me basta arrivare ai 30 anni e poi via la coppa. È il tuo bisogno di vita, la tua sete di vivere, le foglioline viscose, i cieli azzurri. Come farai a vivere? Con un simile inferno nel cuore è mai possibile che tu ami qualcosa? Senti, Alyosha, c'è una forza che resiste a tutto. Che forza? Quella dei Karamazov. La forza infame dei Karamazov. Cioè affondare nel vizio, così, dimmi, è così. Anche questo. Ma forse riuscirò ad evitarlo. Come farai? Con le tue idee è impossibile. Te lo ripeto, farò come fanno i Karamazov. Vuoi dire che tutto è permesso, vero? Veramente, fratello, partendo, credevo di avere almeno te al mondo. Ma ora mi accorgo che anche nel tuo cuore non c'è posto per me. Questa formula tutto è permesso, io non la rinnego. Ebbene, sarai tu un giorno a rinnegare me per questo.
questo è un plagio. È un furto letterario. Ma tu questo bacio l'hai rubato al mio poema. Senti, Alyosha, mi basta sapere che tu esisti in qualche parte della terra per non perdere ancora la gioia di vivere. Prendila se vuoi, per una dichiarazione d'amore. E adesso va. L'argomento è chiuso. Tu vai a destra, io vado a sinistra. Tu vai dal tuo pater Seraphicus che sta morendo. Io vado a casa a preparare la mia partenza per domani. Quando ci rivedremo? Ah, questo proprio non lo so. Potrebbero passare anche degli anni. Senti, Alyosha, voglio farti una promessa. Quando avrò visto più chiaro, quando avrò deciso qualcosa, verrò a discutere con te, dovunque tu sia. Allora sarà molto interessante vedere dove sarai anche tu. Ci rivedremo dunque al momento buono. Bada, è una promessa abbastanza solenne. E adesso va. Un altro bacio. No. Così. Ciao. Ivan. Povero Ivan. Quando mai ti rivedrò?